organizzato questa serata, che è una serata evocativa di quello che è successo un anno fa, serata che è ancora nella memoria di tutti quanti noi in un modo molto vivo. Facciamo questa bellissima serata riepilogativa di quello che è successo l'anno scorso e anche per ricordare e lanciare ulteriormente l'evento che faremo quest'anno dedicato a Federico Fellini, che è la sua serata, diciamo, e Tonino Guerra, con l'Orchestra Italiana del Cinema e con il maestro Nicola Piovani, che chiaramente darà il tocco di magia alla serata, essendo stato lui stesso poi il compositore degli ultimi tre film di Fellini. Questa sera facciamo un prezzo molto speciale, questa sera, come sarebbe mio desiderio poter continuare a farlo, perché i momenti sono difficili. L'economia è nelle condizioni in cui tutti sappiamo, però noi vogliamo che venga tanta gente, quindi cercherò di fare tutto il possibile per dare la possibilità alle persone di poter andare avanti con gli sconti. Io dico, se sarà possibile, adesso vediamo, i costi organizzativi sono molto elevati, quindi, però cercheremo, stasera sicuramente ci sono dei prezzi molto interessanti, se sarà possibile li vogliamo continuare a fare anche nelle prossime settimane. Ricordo più l'anno scorso è stato quello di avere, diciamo, portato a termine quella che è stata una sfida di riempire un piazzale Fellini in una configurazione diversissima da quella in cui veniva sempre usato, con 6.000 persone, e la meraviglia anche della gente di Rimini, ma non solo, ma soprattutto mi interessava molto gli riminesi, quelli del nostro circondario, che si sono avvicinati a un grande evento culturale anche un po' stupefatti, diciamo, dalla forza che la grande cultura può avere anche sull'impatto economico, eccetera. Quindi stasera poi vedremo delle cose assolutamente inedite che credo riempiranno il cuore di gioia delle persone. Ma di uguale non c'è niente, perché chiaramente, voglio dire, ogni evento ha la sua storia, la sua filosofia, eccetera. Diciamo che c'è una filosofia comune, sì, sul tema della bellezza, intesa come arte, cultura, piccoli gesti quotidiani, eccetera. Quest'anno, diversamente dall'anno scorso, c'è Federico Fellini, che è protagonista indiscusso della serata, la poesia di guerra, soprattutto le immagini su tutti i palazzi della piazza, scorreranno le immagini dei film di Fellini, la magia di un'orchestra che suona dal vivo. Tra l'altro c'è una grande novità, perché questa orchestra suonerà su spartiti originali recentemente ritrovati a Pistoia di Rota, e quindi è una prima primizia che secondo me qualifica ulteriormente la nostra serata. Buonasera, siamo di nuovo riuniti a festeggiare il maestro Morricone. L'anno scorso abbiamo sponsorizzato come banca un evento di straordinaria portata per la nostra città, che ci ha inorgoglito. Abbiamo voluto questa sera essere presenti per rivivere le emozioni dello scorso anno, per ridare tangibile segno della nostra vicinanza al mondo culturale delle eccellenze del nostro territorio. Come banca siamo stati coinvolti lo scorso anno in un evento che ci ha dato molto lustro, che ci ha dato molta gioia. E riviverlo questa sera insieme agli amici del territorio ci dà la spinta per promuovere nuove iniziative di questo tenore e per ridare in vitalità a quella che sono le eccellenze del nostro territorio e la vita culturale di Rimini. Grazie. Poi ho visto la gente molto emozionata, questa è la cosa importante. Secondo me è stata una serata che ancora io l'ho visto molte volte, però l'ho montato questo video, quindi, però l'emozione è fortissima sempre, quindi siamo tutti contenti, la gente è contenta, questa è la cosa più importante. Appuntamento chiaramente il 27 di luglio, sabato 27 luglio a Sant'Arcangelo per
La bellezza ci salverà con Fellini Guerra e Piovani e l'Orchestra Italiana al Cinema.